Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Buonasera da Fulvio Collovati e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini sono pronti a raccontarvi la partita valevole per il primo posto nel girone, e poi saranno ottavi di finale, della Champions League. Inter Real Sociedad, con una vittoria la formazione nerazzurra sarebbe prima nel suo raggruppamento e a quel punto sarebbe anche testa di serie nei sorteggi di lunedì prossimo, e scoprirebbe il proprio avversario sulla strada che porta alla finale del massimo trofeo continentale. La Real Sociedad è avanti come differenza reti rispetto ai nerazzurri ed è seguita fin qui a Milano da circa 2000 tifosi. Il Giuseppe Meazza è un cuore pulsante nerazzurro, con la curva nord alla mia sinistra dove sventolano i vessilli della formazione allenata da Simone Inzaghi. Maglia nerazzurra a strisce verticali per l'Inter, maglia bianca per la Real Sociedad. Carlos Augusto che anticipa Kubo, se ne può andare, adesso Thuram dalla corsia di sinistra, attenzione, attacca l'Inter proprio da quel lato del campo, sì, il colpo di tacco per Carlos Augusto, il traversone che parte in mezzo anticipato di Marco, arriva Mkhitaryan, colpisce di testa all'altezza del dischetto del rigore, manda il pallone sul fondo, azione pericolosa dell'Inter. Quadrado sventaglia di prima intenzione a cercare Thuram, che riesce a controllare splendidamente il pallone. Thuram che se ne va a tre uomini, c'è a destra adesso Alexis Sanchez, Thuram prova la parte opposta, il rimpallo previa Sanchez, Sanchez dal fondo, il cross in mezzo, una respinta, pallone che rimane lì, Mkhitaryan sulla linea della porta, il pallone è uscito dal campo. Ancora Thuram, va via due avversari in un fazzoletto di terreno, poi serve al limite, spalle alla porta, Mkhitaryan, c'è libero di Marco, Mkhitaryan appoggia a sinistra per l'ex veronese che prova a dare via, parte il diagonale, grande intervento da parte di Remiro che blocca in presa bassa all'interno della sua area piccola. Sta crescendo l'Inter. Kubo le prese con Carlos Augusto che gli allontana il pallone sui piedi però di Traoré che lo trasferisce alle sue spalle per il controllo di Zubeldì, ancora un retropassaggio, Remiro corto lì in mezzo in area di rigore, rischia con Thuram che si avvita all'interno dell'area piccola, manda il pallone però sul fondo, fallo l'arbitro Darmian pressato, Calhanoglu a destra per Quadrado di prima a cercare e a trovare addirittura Acerbi, ecco Pratesi che è partito, attacca l'Inter con Pratesi che si avvicina al limite del rigore, servito Thuram, Thuram da sinistra, entra in area, prova a mettere il pallone sul destro, viene fermato dall'intervento in chiusura di Zakarian, recupera palla, Mkhitaryan serve sul settore destro accanto al vertice dell'area, proprio Quadrado che prova il passo doppio, va con il sinistro, conclusione larga, ma buona Inter adesso, pallone che viene allontanato dalle maglie nerazzurre, Barella tocca per la prima volta la sfera, il passaggio all'indietro è preciso per Calhanoglu e quindi centralmente Zakarian si libera di Calhanoglu, serve sul settore di destra Merino, Merino che prova ad andare in profondità, è fortunato nel rimpallo, attacca Kubo dalla corsia di destra, di fronte a sé Carlos Augusto, si accentra il numero 14, mette in mezzo il pallone pericoloso per una conclusione deviata da parte di Acerbi, il pallone che finisce fuori è stato Oyarzabal a cercare la puntata verso i pali nerazzurri, ha trovato la deviazione di Acerbi, il pallone che è finito sul fondo e questo è un pericolo, ancora il calcio all'angolo di Kubo, sempre a destra, traiettoria di entrare in mezzo, pericolo, il pallone catturato Sommer all'interno dell'area di rigore, protesta di Oyarzabal nel contrasto con un avversario proprio a due passi dalla linea di porta, Inter che già in avanti a manovrare il pallone con la barella alla destra, parte il lancio in profondità per Lautaro Martinez, eccolo in area, Lautaro sinistro, pallone sul fondo, era in posizione di fuorigioco però il Toro grande controllo, Carlos Augusto per Di Marco, parte il traversone in mezzo, il colpo di testa, ancora una volta Lautaro Martinez che è riuscito ad impattare in traffico il pallone che è finito docile tra le braccia del portiere Remiro. Kubo che va bene, un fazzoletto di terreno, due uomini grandissimo di Kubo in area di rigore, termina a terra, calcio di rigore, calcio di rigore in favore della Real Sociedad, vediamo, 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 c'è anche un cartellino, c'è giallo anche che sta per alzarsi, giallo. Non so l'indirizzo di chi, vediamo, sono tanti i giocatori dell'Inter a far pressare il direttore di gara, il signor Scharrer della Federazione Svizzera, probabilmente per Calhanoglu, forse lui l'autore del fallo, è veramente molto complicato, certo se n'era andato, vediamo, vedi che va al VAR, se viene richiamato al VAR può darsi che, vediamo, sì, va a vedere di che cosa si tratta, va a vedere di che cosa si tratta, lo voglio rivedere perché se viene richiamato al VAR evidentemente qualche perplessità, dei dubbi ci sono. Anche un altro ammonito, ammonizione per simulazione,
del numero 14. Fatelo vedere, non ce l'hanno fatto vedere, ci hanno fatto vedere l'ammonizione dell'arbitro, ma noi vogliamo vedere la simulazione finalmente, se c'è una simulazione, finalmente un'ammonizione per un giocatore che... perché ormai non, è molto raro vedere che... Vediamo. Molto molto complicato. Era andato via, terminato a terra. Ecco, forse da questa posizione lo vediamo meglio. C'è l'Anoglu su di lui. No, no, è simulazione. È simulazione. È simulazione netta. Fatto bene il VAR a richiamare l'arbitro che aveva preso un granchio, scusate il termine, sotto tutti gli aspetti. Simulazione netta di Gubo. Sì, probabilmente ci sarà stato un contatto con Çalhanoğlu, però è stato lui a cercarlo. Però da questa angolazione non riusciamo a dare un'interpretazione. Sì, è molto molto esatta. Complicato, però l'arbitro è stato decisissimo, sì, però. Perché l'ha visto da un'angolazione diversa. Invece il VAR, guarda che è stato richiamato dopo 2 secondi, esatto. Per cui subito. Qualcuno gli ha detto, no, gli uomini al VAR che stanno visionando le immagini, hanno immediatamente richiamato l'attenzione del primo ufficiale di gara per convincerlo ad andare a rivedere il tutto, poi la decisione appunto di andare ad ammonire il numero 14 per simulazione di fallo, il numero 14 della Real Sociedad Cubo. Quadrado che tocca con l'esterno, Arnautovic alla caccia del pallone, lo conserva, serve ancora il colombiano, l'Inter che può andare adesso in profondità con il lancio in area di rigore per Lautaro Martinez, leggermente troppo lungo con l'intervento molto molto intelligente di Remiro, vedi il portiere cosa, della Real Sociedad dire... che è uscito da libero aggiunto, ma è uscito, è andato a catturare palla. Partita a dir poco spigolosa, difficile, veramente complicata. Rimessa laterale da sinistra di Carlos Augusto direttamente in area di rigore, svettano le maglie bianche, allontanano la minaccia di testa a Barella, la poggia corta per Aslani, cerchio centrale del campo, Aslani che avanza palla al piede, servito nuovamente a sinistra a Barella, parte la fiondata in area di rigore, pallone in the box nel mucchio, eccolo a destra Martinez, destro! Pallone che sfiora la traversa e finisce sul fondo. Ma come ha calciato? Collo esterno destro. Ma da una posizione impossibile. Da praticamente quasi dalla linea di fondo. Lautaro Martinez può fare questo e l'altro. Nel frattempo è iniziato il 51esimo ed ultimo in teoria minuto di recupero. Dopo i 6 concessi al direttore di gara, rimessa dal fondo di Remiro, il parziale ancora fermo sullo 0-0. Con questo risultato la Real Sociedad si presenterebbe ai gironi, anzi ai sorteggi per gli ottavi di finale da testa di serie, potrebbe incrociare proprio nel prossimo turno, nel prossimo mese di febbraio, un avversario magari leggermente più morbido rispetto a quelli che potrebbero invece toccare in sorte all'Inter, la seconda classificata, con le mani Traoré e Bastoni, sai, che prova a intervenire. L'Inter ci ha abituato a prestazioni però insomma perfette anche contro avversari ben più prestigiosi, per cui insomma l'importante era la qualificazione. Certo, la partita non è ancora terminata, ci sono 20 secondi. Però la Real Sociedad è in avanti con la rimessa laterale dal fronte offensivo destro del suo schieramento, quasi accanto alla bandierina del corner. Traoré va corto per Oyarzabal e finisce qua la partita. E finisce 0-0 e quindi la Real Sociedad conclude come prima nel girone questa fase appunto iniziale della Champions League, andrà al sorteggio di lunedì sera la testa di serie per gli ottavi di finale, seconda posizione invece per l'Inter. È stata una partita varia di emozioni, tanto possesso palla del Real ma nessun tiro in porta. Io con questo ho detto tutto, l'Inter ci ha creduto un po' di più, però solo un episodio poteva fare la differenza in questa gara. Una palla maligna, una spezzata, un calcio da fermo, un qualcosa di simile. È finita invece 0-0 con i giocatori della Real Sociedad che si abbracciano, con i nerazzurri che vanno adesso a ringraziare il loro pubblico. A me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Daniele Bulgarini per i più che mai interventi accanto a me in postazione cronaca, Fulvio Collovati. Grazie Francesco, buonasera a tutti voi. Francesco Repice, nel ribadirvi che Inter e Real Sociedad hanno pareggiato per 0-0 nella sfida di San Siro, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.